Cristiana, l'ho ribattezzata la nostra Tiziana Palombi, ci hanno già portato sul parquet del Pala Borrelli, dove oggi c'è una gara di tutto rispetto. Virtus Cassino in casa del Basket Scauri, i Delfini ci tengono a fare bella figura al di là della classifica, al di là di qualsiasi risultato, è sempre pur sempre un derby di altissima classifica, perché Cassino è lì a giocarsi i playoff in questo campionato. Scauri cerca ancora la salvezza da decretare sacrosanta, ma ovviamente vuole chiudere il proprio conto. Squadra in campo con lo 0 nel Cassino, Banac, col 5 Pasquinelli, 6 Panzini, 8 Niccolò Petrucci, 10 del Testa, 11 del Ninno, 13 l'ex di turno Simone Bagnoli, 14 Pini, 15 Galuppi, 17 Cena, e col 99 Manuel Carriso agli ordini di coach Vettese, ovviamente suo vice Iannicelli. Lo Scauri si presenta con Zolezzi numero 0, Ricciotti il capitano, 6 Provenzani, 8 Serino, 9 Ciammò, 13 Marzullo, 14 Manzo, 17 Varga, 20 Giannetti, 23 Casoli, 35 Longobardi, coach ovviamente Renato Sabatino. Sarà una lunga telecronaca, sarà una lunga gara, complimenti agli sconvolti che si sono fatti vedere. Tanto dobbiamo presentare il duo arbitrale di questa gara, il signor Matteo Spinelli di Roma e il signor Dario Di Gennaro della omonima sezione. Gli sconvolti, diciamo, si sono fatti notare per una bellissima coreografia. Quella di un delfino per scatenare l'inferno in onore di questi colori, ovviamente le due tifoserie si faranno sentire, è un derby, tanti tifosi di Cassino, un intero settore del Pala Borrelli, mentre era da tanto che non si vede il palazzetto gremito in questo modo. Un bel colpo d'occhio quello offerto da Tiziana Palombi, ancora maschera per Longobardi, tra i cinque che scenderanno sul parquet. Oltre a Longobardi ci sarà anche Serino, capitan Ricciotti, Provenzani e Giammo, formazione tipo potremmo dire così. Dall'altra parte risponderanno Simone Bagnoli col numero 5 Pasquinelli. Vediamo solo i titolari. Col 0 ci dovrebbe essere Banac, anche no, Banac mette la canotta. Prendono la via del campo allora il 17 Cena, il 10 del Testa, il
e il 6 Panzini. Panzini del testa, Bagnoli cena, ne manca uno. Il numero 17 cena, l'abbiamo già menzionato, col 10 del testa, col 6 Panzini e col 99 Carriso. Così grande ce lo siamo persi. Tutto pronto, il rituale è stato tutto espletato, si attende solo l'ok per giocare, ovviamente perché che pieno di coriandoli, per quanto si sia pulito ce ne sono ancora comunque tanti. Bagnoli contro Longobardi. Bagnoli ha scritto bellissime pagine di basket qui a Scauri, uno degli ex più rimpianti, potremmo dire così, con dei colori bianco-azzurri. Da 2 anni a Casino, pronti a partire. Palla 2, Bagnoli prima a prendersi il pallone, Giammò ruba la sfera. Trazione di campo, subito pallone consegnato agli avversari. Per giocare allora la squadra ospite. Cassino che vuole completare un campionato che l'ha vista un po' in affanno, potremmo dire così, in confronto a quelle che erano le aspettative di inizio stagione. Tanto il pallone girato da Panzini. Carriso prova a girarsi, va al tiro Carriso sul ferro, nulla a fare, sfera fuori. 0-0, non arrivano canestri, quasi un minuto, svoltato via, porta il pallone Ricciotti, quasi blocco di Serino, poi palla all'indietro, esce fuori Bagnoli, c'è fallo da parte del giocatore teatino, Rietino di Rieti Bagnoli. Pallone che è stata a giocare per Scauri in attacco. Ma Ricciotti porta il pallone a passeggio, la penetrazione, il sacca, i primi 2 punti, Ricciotti. Pallone che riparte per Panzini. Carriso va al tiro dalla lunga distanza, Cassino, il sacca, i 3 punti. Dall'esterno Panzini, può ripartire Ricciotti, va il capitano, molto lento, molto blando il ritmo tra le due squadre. Longobardi si prende il tiro, dentro pure per lui, contro sorpasso, sarà così. Da quando qualcuno non riuscirà a mettere un allungo molto più convincente, Carriso gira bene Bagnoli, appoggia dentro, contro sorpasso, 4-5, Ricciotti si propone in avanti Provenzani, Ricciotti lo vuole accanto, gli dà il pallone, poi Giammò, va Giammò, va al tiro Joshua Giammò, ferro Bagnoli, può liberare il quadro sotto canestro, può ripartire. Non è per Carriso, Bagnoli, dai, vai 3-2, ancora Carriso sotto per Bagnoli, è un crack che vale altri 2 punti per Simone Bagnoli, 4-7. Certo che Carriso e Bagnoli è un lusso vederli giocare insieme, 2-5, tra virgolette 5, veramente eccezionali. Serino è un 4-5 in confronto a loro, ma ovviamente parliamo di 3 pivot, tra virgolette, anche se spesso è più una alla grande Carriso. Comunque parliamo di giocatori di altissimo livello. Serino ha problema di girarsi, prova a scappare via, tutto chiuso, l'arbitro non vede falli, va di nuovo al tiro Serino di più potenza, riesce a prendersi il 6° punto di Scauri. Pallone in avanti da parte di Panzini, Carriso nasconde il pallone a Giammò, passa per vie centrali appoggiando su Cina, ferro solamente su questo tiro da lunga distanza. Ancora Cina, si gira, forse passi per lui, fatto stacca, arriva all'11° punto per Cassino quando mancano 7-0-8 da giocare.
Provenzani frena il proprio impeto in mezzo ai Longobardi, arriva il fallo. Fallo su Longobardi. Allora che sta a gestire Pescaro in attacco, 6-11. Sono arrivati un bel po' di canestri negli ultimi due minuti. Ovviamente una gara lunghissima. Pronto Ricciotti a dare il pallone, lo appoggia su Serino. Dai, vai con il capitano. Serino si gira, può partire in attacco lanciato da Ricciotti e c'è il gancio dentro. Pallone per lui. Un po' avvilito Bagnoli su questa azione. Riparte Panzini. Cina appoggia per Carriso, poi si passa dal testa, il capitano sotto per Bagnoli, prova a spostare Serino, gli ruba il pallone, sfera fuori, nulla a fare per Giammò, ha quasi rubato la sfera. Un bel tocco quello eseguito da Serino, che ha straordicato il pallone dalle manone di Bagnoli. Sina per Panzini, sotto canestro Panzini, va al tiro, poi si riprende il pallone dal testa. Largo per Sina, va in penetrazione Sina, allarga a cercare del testa, ancora fuori per Panzini, va Panzini, tiro in fase discendente, Ferro, poi si prende la sfera Giammò, pronto a ripartire dall'altra parte, va Giammò, tranquillo, poi impatta su Panzini, il qui era Iri perché Panzini è già dall'altra parte, si ferma, lo vuole ragionare, del testa, va al tiro da tre, Ferro, può ripartire 18, allora non è punito Scauri su questa azione sbagliata. Ricciotti appoggia, fa girare Giammò. Giammò ancora Marco per il tiro di Serino. Ferro, non c'è nessuno all'imbalzo, il pallone che scivola fuori. Rimessa che sarà da giocare per Cassino, mentre Carriso e Bagnoli si consultano sullo schema da affrontare. È uno Scari che quando gioca con squadre forti mette giù bellissime prove, l'ultima proprio a Valmontone. Uno Scari che sembrava quasi spacciato, vittima sacrificale, invece ha portato via i due punti. Si riparte con Panzini, passa per Bagnoli, del cena per Panzini, ancora del testa, va al tiro Ferro, poi Bagnoli sotto, si prende l'imbalzo, il suo piatto preferito. 8-13, cambia risultato. Ancora una volta Simone Bagnoli a referto. Grandissimo marcatore di questa serie di Bagnoli. A Ricciotti prova a prendere spazio proprio contro Bagnoli. Due si conoscono bene, hanno giocato insieme tantissimo tempo qui a Scauri. Mentre Provenzani mette questa tripla che porta Scauri quasi a contatto, meno 2, 13-11. Panzini, allora, giocando per del testa il capitano per Cina. Ora un pallone largo per Panzini, sembra un po' fuori dagli schemi per il momento Carriso su queste giocate. Va Cina, si gira, l'arbitro blocca tutto, visto un fallo per Sina. Due libere a disposizione, mentre ne approfittano ancora non inquadrati i giocatori del Cassino per ragionare, per fare capannello. Si è sciolto adesso il capannello, ma praticamente la squadra del DS Furri de Monaco non sta trovando forse il grip necessario, almeno in questo primo frangente. Sbaglia il primo tiro Enzo Damian Sina. Pronto già il cambio, Rabbini, probabilmente proprio per Cina. Secondo tiro per Sina. Pallone che entra dentro questa volta. Fuori Sina, dentro Bini. Questo è il cambio di Vettese. Può ripartire con la sfera Scauri.
Ricciotti, ma Ricciotti si ferma all'indietro, Pezzerino che può cercare il tiro lungo, ferro solamente, poi rimbalzo e prende di Panzini che può partire con calma. Panzini, piccolo trotto, non mette velocità. Vini, dai e vai tra i due. Completo controllo Panzini quando gioca il pallone. Qui Scauri però gli regala un varco per mettere dentro due punti. Comodi, comodi. Ricciotti. Si fa vedere Longobardi, anche lui un po' fuori dagli schemi in questo frangente. Giambo non è velocissima le azioni in campo. Giambo tutto è chiuso, sbaglia. Qui può ripartire numero 10 ospite, appoggiare dentro. Tutti in panca, time out chiesto da Scauri con Del Testa che ha appoggiato dentro due punti. 11-18, quando mancano 3-34 si fa sentire l'urlo Cassino Cassino. Con la squadra ciociara che al momento è avanti 7 punti. Quando sembrava di poter impattare Scauri, a meno due punti, si è ritrovato a dover rincorrere di nuovo la squadra del Lupo della terra di San Benedetto. Guardata adesso la panchina dello Scauri, che sull'altra Vettese ha il suo bel da fare. Anche perché Cassino non sta trovando comunque il crack nella gara. Si attacca un po' Cassino, visti i livelli o i dislivelli, potremmo definirli così, tra le due formazioni. Scauri è comunque in gara. Ripartenza che sarà per la squadra di casa. Provenzani per il capitano Dante Ricciotti. Ma Ricciotti, lo stesso palla Serino, Giammò ancora per il proprio numero 5, tutto chiuso. Giammò, Ricciotti si va a inquinare in una zona chiusa, nulla a fare. Già l'altra parte Bagnoli, Del Testa taglia per il tiro di Bini dentro, un'altra tripla che fa sobbalzare pubblico ciociaro. Più 10 adesso per la squadra di Vettese. Vettese che è lì a dare indicazioni ai suoi. Tanto sul campo Giammò prova a ridurre il gap. Riparte Carriso, porta lui palla e Scauri soffre il playmaker che porta palla, soprattutto quando è un pivot. Serino, pallone per Ricciotti. Carriso ha dimostrato di poter fare da, anche dai playmaker, nonostante sia un giocatore molto alto. Longobardi fa lo spazio sotto, mette dentro a spallate. 15-21. Panzini, un po' strana la difesa della squadra ospite quando difende. Longobardi non viene preso in consegna né da Carriso e né da Bagnoli. Tanto ci stava pensando al tiro Ricciotti. Va al tiro, dentro la tripla per Ricciotti, soli due punti. L'arbitro fermato, bisogna asciugare il parquet. 1.57, 17 Scauri, 23 per gli ospiti. Arriva il cambio, fuori Giammò, dentro Barzullo, fuori Bagnoli, dentro il numero 17 Cina. Questi due cambi con Bagnoli che va a riposarsi. Bagnoli che ha avuto una stagione complicata quest'anno, iniziata con un brutto infortunio, ritornato presente praticamente nel mese di dicembre. Panzini in avanti a cercare Carriso, il dai e vai ancora sul proprio playmaker. Va Panzini, gira la sfera per Del Testa, sotto si alza il muro, non riesce a metterla dentro il numero 14 Bini. Dall'altra parte Provenzani, sotto Pezzerino, tutto chiuso, riesce comunque a penetrare, a mettere dentro. 1.27.
Pallone in avanti, la gioca Bini, poi si ferma del testa. Carriso taglia tutto il campo, il tiro di Bini dentro, un'altra bella tripla. 26-19, un bel quarto, primo vissuto, visto che già siamo sotto il minuto. Ricciotti prova ad ubriacare del testa, sotto Pezzerino, si gira bene, penetra dentro, appoggia ancora, 21-26, Scauri è lì a rimorchio, Panzini si cunea bene il passaggio a cercare il tiro da lunga distanza di del testa, lo va a fare, Longobardi si prende il pallone, c'è comunque un'azione per poter ragionare, riparte Ricciotti, si incunea per vie centrali, poi deve cedere il passo verso la destra, taglia per Longobardi, cerca la tripla Longobardi, ferro del testa, si prende il pallone, poi Panzini può ragionare perché ci sono 15 secondi, allora Panzini con molta calma ricomincia da dietro, lo attende Provenzani, Panzini accelerazione, va addirittura al tiro da lunga distanza, ferro sotto, il pallino è conquistato dal numero 14 Bini, ma il cronometro dice che non c'è più tempo, 21-26 questo primo quarto tra Scauri e Cassino. Si torna in campo per Scauri, un cambio, fuori Ricciotti, dentro Manzo, esordio in gara per lui, mentre dall'altra parte c'è Niccolò Petrucci col numero 8 in campo alla piccola. Sentendo l'ok per poter giocare Petrucci, arrivato lo scorso anno, anzi 2 anni fa, a Cassino, giocatore che ha dimostrato di poter giocare ad alti livelli. Parte Manzo, il pallone per lui, verso Serino per Marzullo che fronteggia uno dello spessore di Carriso, dall'altra parte per Provenzani, Longobardi ha il problema di farsi largo, subisce fallo, segnato il fallo del Cassino in chiave difensiva. Manzo, la sua rimessa, premia Marzullo, impatta a muro, mette in mezzo un pallone sanguinoso sul quale Panzini parte già dall'altra parte con Carriso. Carriso va alla piccola, il tiro è dentro. Carriso è un'ala piccola di ruolo, almeno su quello che è referto, ma praticamente può giocare in qualsiasi posizione, è uno di quei giocatori senza ruolo, spesso nel tiro può prendersi anche il rimbalzo sotto per le proprie caratteristiche. Ma proprio Carriso sotto a cercare Panzini, qui c'è stato un cambio di marcatura abbastanza complicato, Petrucci può tirare il contrastato e qui subito time out chiesto da coach di Scauri. È tornato sul più 10 Cassino quando Scauri è arrivato sul meno 5, pronti via praticamente, meno di un minuto, ed è cambiato immediatamente il risultato, 9-0-2 dice il cronometro del Pallaborrelli, 21-31 in questo secondo quarto. Si fa sentire sicuramente coach Sabatino, anche perché in chiave difensiva ci sono state delle imperfezioni dello Scauri. Subito Cassino ha punito con 5 punti. Provenzani a battere, questo praticamente è Manzo a fare da playmaker, ma Manzo proprio per Provenzani, vuole il campo largo, Serino per Provenzani che arriva di morto, si prende il pallone, saluta Panzini, va un libero in movimento, il ferro, poi palla dentro e c'è il fallo,
fallo più canestro, fallo è stato ai danni di Serino da parte di Bini, canestro valido, sale a 23 Scauri contro i 31 ospiti. Manzo a gestire il pallone, situazione che sarà ancora prolungata, quindi in attacco si attende la pulitura del parquet. Tutto ok, sembra che si possa quasi espletare la ripartenza del gioco. Manzo, dai e vai per Provenzali, va ancora al tiro. Ferro e poi il pallone dentro, azione che vale 4 punti per Scauri. 25-31, parte Petrucci. Petrucci alle prese con Provenzali che va giù. Quindi sfera ancora da giocare per la squadra di casa, anche se pare che sia stato Provenzani a commettere fallo. Pallone che rimane in attacco, ora squadra ospite con numero 17. Zina si gira, prova a tagliare via Marzullo, si alza il tiro, solo Ferro, Provenzani gira dall'altra parte in velocità con Manzo, il tiro lo va a fare, bella la ripartenza ma praticamente lui lo va a fare per Scauri. E poi qui Bini rischia quasi di pulire pesantemente i giocatori dei Delfini. 7:54, Manzo, possesso palla per Marzullo, va Marzullo, si prende il tiro a lunga distanza, dentro il pallone, sale a 28 Scauri. Pallone già dall'altra parte, Carriso, appoggio su Petrucci, Manzini, vai playmaker a impostare, prova a salutare Provenzani, tutto chiuso, scarica fuori per il tiro da parte del numero 14, Bini mette dentro dalla grande. Manzo sotto per Serino, anticipato, non va a fare, si arrabbia Serino. Bini già dall'altra parte, pronto a tirare a lunga distanza, pallone che rimbalza dentro e poi va fuori, sarebbe stato un bellissimo canestro. Manzo senza soluzione di continuità a questa giocata, mentre Serino si perde la sfera. Più tonico il Cassino adesso, Panzini si ferma, vuole ragionare con i suoi, taglia il campo per Carriso, fa muovere anche Bini, Carriso ha preso con Provenzani, c'è differenza tra i due, poi Panzini va al tiro, Ferro, Provenzani si rende l'imbalzo, riparte Scauri, 28-33, sotto Merzellino, prova a girarsi, si libera di Bini, mette dentro Serino, trentesimo punto di Scauri, voleva forse un fallo là sotto, ma Scauri adesso a meno 3, quasi a impattare quando mancano 6 minuti e 13 da giocare. Sotto per Petrucci, sbaglia, un rigore a porta vuota, Petrucci può esultare Scauri e va al tiro Marzullo, sfera fuori, 5:59, due errori da scuola basket, vorremmo dire così, ma due bellissime azioni quelle create dalle due squadre. Metà secondo quarto, Scauri e Cassino sono sul 30-33, tre punti. Fuori Panzini, va dentro Pasquinelli. Un po' stanco Panzini, aveva un po' rallentato. Dentro Pasquinelli, Manzo fa partire subito il pallone, ma Provenzani il tiro, altri due punti, Scauri vicino a impattare, lo vedete inquadrato, Provenzani, pronti via, tiro immediato il canestro per Provenzani, ex Stella Azzurra contro Petrucci,
parte Petrucci, taglia tutto il campo, scappa via Serino, poi appoggia dentro per riallontanare Scauri. Manzo, 5-32, Manzo ancora per Marzullo, arriva Provenzale rimorchio, servito sotto pallavolistico quasi per Longobardi, si gira Subini, va al tiro Longobardi, il ferro poi distica bene la matassa Cassino, Petrucci impatta su Longobardi, l'arbitro vede lo sfondo del giocatore del Cassino, bravo Longobardi. Due praticamente hanno fatto un frontale ad altissima velocità. 5-17, tutto il pubblico a sostenere lo Scauri. Manzo va il numero 14, passaggio verso Marzullo, si perde il pallone, Marzullo sfera che termina fuori. 32-35, 5-08 da giocare, partita la squadra ospite con il playmaker, ne è entrato Pasquinelli, perde il pallone, qui Manzo può andare a mettere dentro due punti importanti, applausi per Manzo. 34-37, scivolato Panzini, Pasquinelli non ha grip su questo parquet, Lini, anzi Sina, viene a prendersi il pallone del testa, sotto Versini il passaggio, un appoggio comodo il suo, Manzo riporta lui il pallone adesso, 34-37, dice il tabellone, praticamente siamo sul più 3 per Cassino. Serino prova a scappare via Bagnoli, però Serino bisogna tirare, i due impattano, alla meglio il giocatore del Cassino, il testa sotto e lo stoppone di Marzullo su Petrucci, riparte nel cost to cost, Marzullo appoggia su Longobardi, l'arbitro blocca tutto, ha visto un fallo, applausi a scena aperta per questo Scauri. Allora Battese manda nella mischia De Ninno, numero 11, fuori Petrucci, dentro Zolezzi, fuori Marzullo. Longobardi pronto a ricucire il gap, a ritornare sul meno 1, a rate ovviamente, primo tiro, nulla da fare, seconda possibilità per lui. 4-0-3, Longobardi riesce a mettere dentro, più 2 Cassino, parte il giocatore Calotta numero 5, Pasquinelli, prese con Manzo nel testa, sconde il pallone del numero 10, lo porta a passeggio, poi sotto per Bagnoli, alle prese con Serino, il tiro di Serino dentro, quasi come mettere un assegno in banca Serino là sotto, ma idem è Bagnoli, perché di sotto i due pivot sono due bocche di fuoco, tanto Manzo non va il suo tiro, parte la squadra Ciociara, scappa via Pasquinelli, le prese con Manzo, poi il pallone messo sotto per Sina, le prese con Zolezzi, va al tiro, c'è il fallo da parte di Zolezzi, primo fallo per il giocatore ex Tiguglio, pronto a rientrare Giammo, va fuori Provenzani, dentro Giammo, va dentro Carriso, vediamo chi lascia spazio, va fuori il numero 5 Pasquinelli, quindi adesso o del testa va a fare il playmaker o ci penserà Carriso. Fatto sta che il giocatore numero 17 Enzo Damian Sina ha due libere a disposizione, primo tiro, pallone dentro, Cassina a 40, Scauri a 35, seconda possibilità, secondo tiro, pallone sul ferro, non va a fare, se lo prende Serino, può ripartire allora Manzo, Manzo il passaggio per Serino, poi Zolezzi, arriva di nuovo Manzo a prendersi a rimorchio il pallone, Simone Manzo il tiro, ferro, Manzo che non arriva a Serino, forse lo ha aspettato troppo,
Carriso dall'altra parte prova a prendersi un barco sotto per Pagnoli, appesa con Longobardi, si gira Pagnoli, chiude il barco Longobardi, non c'è fallo sul direttore di gara, diciamo compagnola del testa sotto per Serino, si gira bene Serino, il gancio dentro, 37-40, riparte la squadra del rosso-blu, si arrabbia Serino, anzi Sabatino con Giammò, Carriso porta palla, Sina per il numero 11, De Ninno, giro palla del testa, Carriso, riprese con Manzo, si prende il varco, Carriso va al tiro, canestro non valido, anche se il pallone è uscito fuori, c'è il fallo di Simone Manzo ai danni di Carriso. Voleva forse i tiri liberi, ma non era direttamente al tiro Carriso. Palla al lato da ripartire con lo stesso Carriso. Vai, vai con Bagnoli. Va Bagnoli, penetra bene Serino, gli sradica via il pallone, sfera fuori. 37-40 che persiste, più 3 per la squadra ospite. 2 minuti e 06. Bella questa azione, Sina se l'ha fatto trovare pronto, ma praticamente il cronometro non è proprio partito, il fallo sarà stato di Solezzi. No, Solezzi aveva già fatto un fallo, forse Longobardi. Sta di fatto che Sina valida i liberi. Il numero 17 Solezzi, fallo di Solezzi, intanto fuori Manzo, dentro 18, allora che sarà gestito la Sina, primo tiro, pallone dentro, 41 per gli ospiti, seconda possibilità. Secondo pallone, 2 su 2 dentro per Sina, si vende un canestro a rate, Ciotti porta palla, passaggio per Solezzi, poi Giammò, arriva Serino da Manforte, sfrutta il blocco di Giammò, no, si rimane lì praticamente, Serino, ancora Giammò, va a penetrare dove è tutto chiuso, bisogna tirare! Ferro nulla a fare, poi pallone se lo prende Carriso, lo pulisce, può far ripartire i suoi nel testa, giocato per Carriso, poi dai vai per Bagnoli, va al tiro Carriso, Ferro riparte Solezzi, poggia su Ricciotti, avanti per Giammò, va al tiro Giammò, Ferro anche da quest'altra parte. La ripartenza di Carriso, è pronto un doppio cambio, entrerà Panzini, entrerà anche Bini. Carriso porta a passeggio il pallone, l'appoggio a cercare il tiro di Sina, Ferro e poi De Ninno si prende il rimbalzo, l'appoggio ancora per Carriso. Un minuto, il Cassino che sta insistendo in attacco. Tiro di Bagnoli, acquista il rimbalzo, Longobardi. 37-42, persiste Ricciotti, seguito da De Ninno, scattaio alla via e mette dentro. 39-42, quando manca meno di un minuto al tele caldo e 15 minuti di riposo. De Ninno per Carriso, sotto per Bagnoli, qui è il pane di Bagnoli questo pallone. Ricciotti, guadagna un po' di tempo, 22 secondi da giocare, non rientreranno più i due giocatori dell'Attese, rientreranno probabilmente alla ripresa dei lavori, potremmo dire così. Tanto Ricciotti scarica il cronometro, tutto chiuso, fuori per Solezzi, cerca la tripla, dentro! Dentro il pallone di Solezzi, quando suona la sirena! 42 Scauri, 44 Cassino, si era partiti sul 21-26,
Scauri ha rosicchiato qualcosa, ne ha messi dentro 21, rimane praticamente in pari Scauri, ma 20 solo per Cassino, quindi Scauri si aggiudica questo mini break del secondo quarto, linea che va alla ripresa dei giochi. Tra Basket Scauri e Cassino, il punteggio dice che al momento siamo sul 42-44 in una partita tiratissima dove nessuna delle due squadre vuole lasciare nulla al caso, vuole lasciare nulla di intentato. Chi vi parla è sempre Giuseppe Capuano, accanto a me Tiziana Palombi per le riprese. Scauri con Ricciotti, Giammò, Longobardi, Serino e Provenzani, dall'altra parte Cassino con Panzini, Bini, intanto è partita la gara. Carriso, il numero 17 Bini abbiamo già detto, Del Testa e Bagnoli, questi giocatori messi in campo dalla squadra ospite. Bagnoli si fa spazio da sotto, non da fare, rimbalzo che premia Ricciotti, può ripartire playmaker di Scauri, va al tiro a lunga distanza, Ferro, Panzini si prende rimbalzo, può ripartire piccolo trocco Panzini, non ha messo tantissima velocità nelle giocate fin qui Cassino, tanto il pallone fuori, il tiro sotto ancora per Bagnoli, Valex di turno ad appoggiare, nulla da fare, si prende un rimbalzo, ovviamente ha solo maglie bianche attorno, guadagna un fallo. Fallo per Simone Bagnoli. Di Bagnoli che potrà prendersi allora il pallone un pezzo alla volta per questo canestro da due punti, primo pezzo andato, seconda possibilità per lui di prendere tutto il tempo che vuole Bagnoli, secondo pallone che non entra, uno su due dai liberi, Longobardi si prende rimbalzo, può ripartire Ricciotti, va il playmaker, si ferma tutto, sotto per Longobardi, l'appoggio, forse una manata, dentro, due punti che valgono nemmeno uno di Scauri quando praticamente un minuto tondo è passato in questo primo quarto, in questo terzo quarto, scusate, passaggio verso Del Testa, Carriso nasconde il pallone a Giammò, il blocco di Bagnoli, non passa il giocatore scaurese, Bagnoli va a appoggiare dentro, altri due punti, 47-44, 8-40 da giocare, Ricciotti avanti per Serino, Serino si gira, manda fuori Giri Bagnoli, poi mette dentro, bello il gesto di grande Serino, 46-47, squadre a braccetto, Panzini, passaggio e qui Serino rompe bene, entra, appoggia per Ricciotti, può volare, dentro Scauri, sorpasso dei Delfini, 47 Scauri, anzi 48 Scauri, 47 Cassino, pallone in avanti per Panzini, al tiro nulla da fare, poi partire da Ricciotti, Scauri che spesso e volentieri si ferma nel terzo quarto, ha avuto un ottimo appeal, la tripla di Giammò, costringe Vettese a chiamare il time out, Vettese chiama i suoi in panca, 51 Scauri, 47 Cassino, incredibile a Paolo Borrelli, Scauri mette la freccia e se ne va, allunga, si fanno sentire gli sconvolti mentre vedete il vasto pubblico del Paolo Borrelli questa sera, guardato da Tiziana Palombi, sconvolti che hanno meravigliato con una bellissima coreografia tutto il Palaborrelli. Qui non c'è stato un grandissimo lavoro per i due arbitri Spirelli e Di Gennaro della sezione di Roma. Si torna in campo, terminato il time out. Anche il Cassino impiega un po' di più del tempo, attesa a dare indicazioni ai suoi, 7.50 da giocare, tutti
sinistra, il numero 10 del Testa, capitano guardia di ruolo a giocare il pallone. Panzini parte lui con il pallone, passaggio in avanti, appoggia su Bini, gira palla per Carriso, va l'esperto numero 99, passaggio ancora per Panzini, nasconde il pallone a Provenzani, non cade nel blocco però il giocatore ex Stella Azzurra, il tiro a lunga distanza, Provenzani si vende ancora in rimbalzo, velocità per Ricciotti, si ferma sull'uscio, ancora per Provenzani, dai vai, arriva anche Serino a dar man forte in quella zona di campo, Provenzani per Giammò, cerca addirittura la soluzione da lontanissimo, nulla a fare, pallone buttato via, potrà ripartire la squadra ospite, Carriso, va Carriso, passaggio sotto per Bagnoli, si vende il pallone, trova il contatto, trova anche il fallo Simone Bagnoli, spesso e volentieri lì sotto sempre stato la gioia di Scauri, la gente sa, uno dei problemi maggiori per Serino e compagni, l'ex di turno ha lasciato un ottimo ricordo, Bini, pallone per lui, un avvolge il palo a Borrelli, Bagnoli, già il pallone andato per lui, poggia su Carriso, prima la chiamata, fallo, si accenderà la partita in questo secondo quarto, 6:58 da giocare, la segnalazione del direttore di gara, due liberi a disposizione di Carriso, fallo di Serino, non voleva forse la situazione di tiro, due liberi allora per Carriso che può ricucire il gap, 51-47, va Carriso, primo tiro per lui, dentro la sfera, la prima volta che Scauri mette il muso avanti in questa gara, Carriso non ci sta, vuole ricucire la situazione, secondo tiro dentro, 2 su 2 per lui, riparte il pallone da Ricciotti, 51 Scauri, 49 Cassino, avanti il pallone Longobardi, forse piede, Longobardi prova a girarsi, poi dai e vai ancora per Ricciotti, ora Longobardi cerca il varco, subisce il fallo, 6:44 a giocare, Longobardi in lunetta, si spiegano i giocatori in campo, Andrea Longobardi, numero 35 di casa Scauri, guida la lunetta, primo pallone dentro, seconda possibilità per lui, Longobardi, palla sul ferro, può ripartire allora la squadra ospite, non è gestito da Carriso, piccolo trotto, ora Carriso lungo la fascia verso Bini, tiro, nulla a fare, ancora un tiro, nulla a fare, l'arbitro blocca tutto, tecnico per Bini, nulla a fare per il numero 14, si alza, cena, va fuori Bini, 6:24 da giocare in un derby di Serie B molto acceso, 51-49, Giammò dalla linea dei liberi, il suo pallone è dentro, un sussulto generale del palo a Borrelli, parte il cronometro con Ricciotti in possesso di palla, ti appoggia dietro, dai e vai con Provenzani, Provenzani ancora in penetrazione, il suo appoggio, poi Serino corregge dentro, 55 Scauri, 49 Cassino, più 6 per i Delfini, Panzini per Sina, Carriso, passaggio sotto verso Bagnoli, non la fare, non passa il pallone, Provenzani, il pallone sbagliato da Bagnoli è un'esultanza perché giustamente è un giocatore che può fare la differenza, Provenzani da casa, dentro, la tripla di Provenzani, tutti in
panca, ma che canestro che ha messo Provenzali! Vincenzino Provenzali si prende un ruolo di bomber da tre, da lontanissimo fa saltare in piedi il pubblico del Palaborrelli. Adesso Scauri è a più 9 dall'avversario. Entusiasmante come partita, Cassino è fermo, vedete lì la panchina scaurese, ma l'altro spettacolo è sulle tribune con i tifosi, sembra quasi una finale, potremmo dire così, per il pubblico che c'è, tantissime persone, pochissimi gli spazi vuoti sulla tribuna del Palaborrelli. Era da tanto che non si vedeva un pubblico così al Palaborrelli. Può tornare in campo, terminato il time out, 5.46 da giocare. Allora in campo anche il giocatore del Cassino, Panzini, Sina, Carriso, Del Testa e Petrucci, fuori Bagnoli, questa è la scelta di Marcello Mattese. Allora che riparte in questo momento. Avanti la sfera, cercare la penetrazione del Testa che si recupera, palla più canestro. 51 a 58, recupera il gap il Cassino e trova anche un fallo, quindi tiro aggiuntivo per il numero 10, il capitano del Testa, Maurizio Del Testa. Va al tiro dentro il suo pallone, 58-52, riparte Scauri. Ricciotti attende il piazzamento dei propri compagni. Va Ricciotti in azione nello spazio a cercare Longobardi, Ferro poi lì sotto, Frano in due, il pallone per il Cassino, però può ripartire Panzini per Carriso. La Siena, tanto forte, ancora che risulta chiuso, giro palla lungo il perimetro del Testa, prova a rubiaccare Giammò, prende il varco, non trova la retina, però riparte Ricciotti, il pallone appoggiato da Provenzani, può andare in avanti Giammò, Ricciotti tutto chiuso, si fa spazio, arriva Provenzani a rimorchio, il tiro per lui dentro, 60-52, una zampata quella di Provenzani, migliore in campo fin qui Panzini per Carriso, finta di tiro, appoggia fuori, la penetrazione del Testa, dentro il pallone per lui e qui non riesce Giammò a tenere fronte Del Testa, gli scappa via in qualsiasi modo il numero 10 al giocatore di Sabatino. Provenzani le prese con Panzini, tutto chiuso, allora l'arbitro blocca perché ha visto un fallo da parte di Bini. 4-19, 60-54, più 6 Scauri. Andrà a giocarla Provenzani per Giammò. Va Ricciotti, ancora per Giammò. Provenzani, più terribile in questo frangente. Provenzani, passo doble, prova a portare a passeggio Panzini. Tutto chiuso, allora Serino, dai e vai. E qui è messo giù Provenzani, l'arbitro vede solo rimessa già battuta per Petrucci, Panzini per Sina, poi Petrucci, ancora Nicolò Petrucci, si ferma Panzini, avanti a cercare Carriso, dà del tuo al pallone, l'appoggio su Bini, anzi su Sina, è preso con Longobardi, si prende il varco per il tiro, Ferro, poi lì sotto, l'ultimo a toccare, Giammò. Palla fuori, rimessa per Cassino, la giocherà Carriso quando mancano 3.40 da giocare in questo terzo periodo. Scauri che praticamente ha in panchina Giannetti, Marzullo, Manzo, Solezzi, Casoni che non è proprio entrato e Beh,
pensiero, poi il pallone già battuto adesso da Carriso, del testa, va al tiro, nulla da fare del testa, tutto chiuso, Ricciotti, cost to cost, si ferma, vorrà ragionare, il tiro di Provenzani, e ancora 2 punti, incredibile, quel numero 6 è un furetto là sotto, scappa via e trova il canestro come se fosse una cosa naturale, come respirare. Petrucci lo segue Longobardi, prova l'accelerazione, va al tiro, commesso fallo Longobardi, De Mask commette fallo, si alza per lui la paletta numero 2, pochi falli, infatti non ha avuto grandissimo lavoro nel primo periodo il tuo arbitrale. Avrà liberi a disposizione Petrucci, allora uno che spesso e volentieri da lì ci prende e incassa punti. Primo libero per Niccolò Petrucci. Palla sul ferro, nulla a fare per lui, seconda possibilità, mentre Vattesi ne approfitta per dare indicazioni a Carriso e Sina. Secondo tiro di Petrucci, ferro, 2 su 2 sbagliati, e allora si riparte con il rimbalzo di Serino, poi Ricciotti praticamente già dall'altra parte, si ferma, deve ragionare, sotto c'è Serino, taglia il campo verso Provenzani che potrebbe tirare da casa praticamente, solo ferro questa volta per il giocatore calabrese. Carriso riprese con Serino, passaggio dall'altra parte, taglia tutto il campo Pezzina, poi del testa, ancora Pezzina, problema di girarsi, Longobardi lo tiene lì, il cannone a terra, poi arriva il fallo da parte di Giammò, credo, vediamo l'indicazione del direttore di gara, sì, Giammò, 2 tiri che è già il bonus, Scauri, paletta numero 2 anche per Joshua Giammò. E allora numero 17 si presenta lì dalla linea dei liberi, viene richiamato adesso coach Sabatino, capito, al prossimo tecnico, questa è la segnalazione a Sabatino, la diale si è letto fin qui. Sina dentro il suo pallone, questo periodo ha visto già 20 canestri, 20 punti segnali da Scauri contro i 20 che arriveranno con questo pallone dalla squadra ospite. Scauri è partito da 42, adesso a 62, 20 punti, mentre era a 46, 10 punti messi a segno per la squadra ospite del Cassino. Il tiro, ferro, dopo il pallone esce fuori da parte di Giammò. Panzini, già dall'altra parte, sgattaio la via Bini, e qui anzi Sina, è un canestro che vale il 58-62, palla già dall'altra parte, Lorenzani nasconde la sfera, passare di 20 a 10, anzi a 12, adesso Ricciotti, la correzione volante, non riesce a Longobardi, nulla da fare, prova adesso il Cassino a ricucire il gap, sotto di 4, se gioca Riso, prova l'accelerazione, cerca del testa, cerca lui la tripla, dentro, un pallone che fa esultare il pubblico. Time out, tutti in panca, manca 1:29, tutti in panca perché Scauri deve settare la difesa, Cassino ha trovato un'ottima inerzia, 62-61, una bella partita. Quella che stiamo vedendo sul parquet del Pallaborrelli. Scorrono i secondi del time out, una bolgia guidata dai tamburi degli ultra, degli sconvolti.
mentre anche i tifosi del Cassino hanno il loro farsi sentire. Si torna in campo, Panzini, Petrucci, Sina, Del Testa e Carriso, dall'altra parte Serino, Giammò, Ricciotti, Provenzani e Longobardi. Nessun cambio praticamente attuato. Parte il pallone, Ricciotti, servito da Giammò, ancora Ricciotti, il capitano appoggia proprio sul numero 9, arrivato nel mercato di riparazione sotto Serino, si gira bene, si alzano solo maglie rosso-blu e qui c'è un ottimo pallone recuperato da Panzini, che prova a dare la svolta, rimettere in avanti il Cassino, Carriso, bomba da tre, dentro il pallone, e Cassino rimette di nuovo il naso avanti, 62-64 adesso il punteggio, in avanti Ciciari, Longobardi per Provenzani, tutto chiuso, ritorno sui propri passi, Ricciotti si propone nel servito Giammò, cerca lui il tiro dalla lunga distanza, dentro un'altra tripla, tripla su tripla, si risponde da ambi i lati, 65 Scauri, 64 Cassino, nella partita, derby. Sabatino in settimana aveva detto non è un derby per me, ne ho giocati tante di partite derby e non importantissime, è un derby soprattutto per i tifosi. Intanto arriva ancora un tiro da tre del Cassino che contro sorpassa, fatto sta che per tutto il contesto, per tutto quello che c'è intorno, questa è una partita da derby, questa è una bella partita, soprattutto per gli amanti del basket, è una signora partita. Intanto l'arbitro blocca tutto sui 6 secondi, c'è un fallo, Battese è lì a dare indicazioni ai suoi, ad aprirsi in marcatura, 6 secondi per tirare, 6, quasi 7, si passa da quest'altro lato per battere questo pallone, Provenzano, Provenzani per Ricciotti, è partito il tempo, va Ricciotti, velocità, prova a servire Longobardi, nulla a fare, Panzini parte in velocità dall'altra parte, tiro di Carriso della disperazione, nulla da fare, palla sul ferro, 65-67, il quarto aveva visto iniziare Scauri sul 42, quindi 23 punti per Scauri, mentre era a 46 la squadra ospite, adesso a 67, ne ha messi dentro 21, perde questo mini break il Cassino, ma ovviamente rimane avanti nel punteggio. Uno stanchissimo Ricciotti e Serino, per una volta Sabatino ha chiamato i suoi agli straordinari, potremmo dire così. Petrucci, Carriso, Sina, Panzini e Del Testa, questi sono i cinque mandati in campo in quest'ultimo periodo da Battese, almeno per iniziare quest'ultimo periodo. Recato Provenzani, uno che ha fatto la differenza con i suoi canestri a metà terzo periodo, è un inferno il Pallaporrelli e lo sarà in questo ultimo periodo, un inferno dove i diavoli vogliono essere vestiti di bianco. Parte l'ultimo periodo, Ricciotti sotto per Giammò a cercare Serino, tutto è chiuso, Serino vuole il movimento dei suoi, Giammò cerca la tripla, Ferro va sotto il rimbalzo e collo per Del Testa, può ripartire la squadra Ciciara, Panzini chiama il movimento dei suoi, Carriso porta a passeggio la sfera, Petrucci, Panzini ancora il giro palla, Persina prova a inquinarsi, fuori per Panzini, la sfera termina fuori, nulla da fare in questa azione d'attacco, sono a 6-30 secondi, nessuno ha puntato al canestro, ha battuto il pallone verso Ricciotti che si sofferma quasi a chiacchierare in azione comunque con il proprio coach, e in avanti per Giammò, sotto per Serino che sgattaiola via, mette dentro, pareggio, 67 pari, mattone su mattone, mattone su mattone. Per chi vuole vincere bisogna fare così. Panzini lo attende, Ricciotti, c'è il blocco di Sina,
ancora Panzini, passa adesso, ora Pezzina, il passaggio a Carriso, tutto chiuso sotto per Petrucci, e qui l'azione è buona per Cassino che rimette di nuovo in avanti il muso. 69 per Cassino, 67 per Scauri. Ricciotti, finta di tiro, è tutto chiuso, si è fermato, deve giocarla Provenzani, il tiro dentro, la tripla di Scauri contro sorpasso, emozionante questa partita. Panzini, riparte lui davanti a cercare Carriso, ferma il pallone Carriso, prova a liberarsi, va al tiro Ferro e poi Longobardi, si prende l'imbalzo, può ripartire Scauri. Ricciotti, va Ricciotti, lo attende Provenzani, preferisce cercare Longobardi, cerca lui la tripla, altri tre punti, mattonata di Longobardi, 73-69, riparte Panzini, l'appoggio per Sina, poi arriva nel testa, va il capitano, si porta a passeggio il pallone, dall'altra parte ancora Panzini, tiro di Sina, cerca lui la tripla, dentro ancora un'altra botta da tre, 73-72, alti livelli, è uno Scauri che gioca bene contro le formazioni di alta classifica e poi soffre inaspettatamente le squadre della bassa. Ah, in avanti Giammo trova un corridoio tagliando come il burro la difesa del Cassino, 75-72, 7-21 da giocare. Panzini la difesa con Ricciotti, Cassino che nella prossima giornata andrà a far visita al capo d'Orlando, mentre Scauri aveva la stella azzurra, altro scomodo cliente, tanto arriva il fallo di Giammo, terza paletta per lui, ma dentro Bini, fuori del testa, si siede accanto a Furio De Monaco, che lui ex giocatore tempi del Cassino in Serie C1. La giocata sarà per il numero 17 ospite, va a tiro Sina, primo pallone dentro, seconda possibilità per riducire ancora il gap e andare sul meno 1. Sina riferisce la palla a Borrelli, fa il 2 su 2, può ripartire Scauri, 7:07, si paventa allo sfondo dell'overtime, all'orizzonte, o la vinci per un punto o vai all'overtime, a meno che una delle due non molli all'improvviso Serino o che l'altra non metta giù una giocata di quelle che lasciano lo sbigottiti. Tanto qui Carriso recupera un bel pallone per i capelli, letteralmente. Panzini per Carriso, va Panzini, il tiro da lunga distanza, Ferro, Giammo, taglia fuori Bini, rimbalzo, premia poi Ricciotti, tutto chiuso, Giammo, passaggio per Ricciotti, va al tiro Ricciotti, Ferro gli lega il canestro, può ripartire la squadra ospite in attacco, e qui tecnico chiamato a Serino. Paletta numero 4 di Serino. Paletta numero 4 per Davide Serino, che si arrabbia. Fatto sta che manda Carriso a cercare il pareggio a porta vuota. Tiro di Carriso dentro, 75 pari. Palla al lato per la squadra ciociara e paletta numero 4 per Serino. Partito il gioco. Panzini, passaggio per Petrucci, sotto per Carriso, Giammo prova a nascondere il passaggio, però Giammo, Carriso che deve girarsi, va al tiro Carriso, Ferro, poi rimbalzo in qualche modo, arriva Bini, giro palla per Sina. C'è Bini appostato sulla sinistra, anzi sulla destra, va da solo Sina, mette dentro tre punti che mandano sotto di Leo Scauri, anzi sotto di due, su due punti, scusate. Pronto ad entrare Casoni, qui bisogna cominciare a far riposare un po' Serino, anche perché già ha tre falli intanto Provenzani,
lì sotto si prende il pallone, fallo di Carriso su Serino, arrabbiatissimo Serino, va a chiacchierare con Petrucci. Fuori Serino, dentro Casoni, dentro Bagnoli, fuori Panzini, anzi no, non va fuori Panzini, ma fuori il numero 14, si tratta di Bini. Si alza il grido Simone, Simone, parte adesso il pallone, Giammò fuori per cercare Longobardi, tripla, 78-77 per Longobardi, riparte Panzini, Lorenzo Panzini, playmaker, porta lui il pallone a passeggio, 78 Scauri, 77 per gli ospiti, Carriso si gira, va al tiro, ferro e poi sotto c'è il fallo di Longobardi e i danni di Bagnoli. 4.59, siamo al giro di boa dell'ultimo periodo. Il pallone che sarà da giocare in attacco per la squadra ospite del Cassino. Parte la sfera, nasconde con le Panzini a Ricciotti, prova a scattare con la riga, nulla a fare, va al tiro però il ferro e poi lì sotto Casoni si prende l'imbalzo, prova a dargli fastidio Petrucci, già dall'altra parte Ricciotti si ferma, vuole ragionare, prova a fronteggiare Bagnoli, i due si conoscono, passaggio a cercare il tiro di Provenzani, ferro, Bagnoli si prende un altro rimbalzo, Carriso già dall'altra parte, stanno spendendo tantissimi giocatori sul parquet. Carriso, il campionato è ormai a un mese dalla conclusione, Scauri ha solo due partite, intanto Petrucci cerca la tripla, Casoni non aggancia, mette fuori il diavolato Sabatino con Casoni, si spiegano a voce alta i due, diciamo campionato che è ormai a rush finale, 5 gare per chiudere la regular season, solo due oltre questa per Scauri che incontrerà in casa la Luis Roma e la Tiber Roma. Intanto riparte il pallone, 4-11, Carriso nasconde il pallone a Giammò, arriva il blocco di Bagnoli, saggio e il giropalla che porta al tiro, numero 8 Petrucci, poi Provenzani messo giù da Casoni, l'arbitro blocca tutto, scontro tra Provenzani e Casoni. Sembra soffrire Provenzani, una brutta botta con Casoni, ovviamente non poteva smaterializzarsi con Casoni, rimane sofferente a terra il giocatore ex Stella Azzurra, può entrare il dottore, è stato l'ok dato dal direttore di gara. Botta al linguine per Provenzani, sembra essersi rialzato, dovrebbe farcela, ma deve uscire, dentro Manzo, fuori Provenzani, potrà completare le azioni di ripresa in panca, vuole andare già sul cubo dei cambi Provenzani, pronto a rientrare. Manzo a giocare lui palla, un po' strano, non l'avevo visto tantissimo in campo quest'oggi, lui che forse è una delle note dolci di questo scalo di questa stagione. Ciotti per Giammò, arriva il blocco di Casoni, Giammò cerca il tiro, il ferro, capitano si riprende l'imbalzo, va al tiro, ora un ferro, prova a fare Carriso, conquista lui il rimbalzo, può ripartire allora, arriva di Morchio Petrucci, già pronto a rientrare Provenzani, pallone consegnato del testa, Sina sotto per Bagnoli, e ancora il pallone di Bagnoli, questo
79 per gli ospiti, 78 per Scauri. Mette la freccia a Bagnoli mentre pronta di entrare in Serino. Quando mancano 3 minuti si alzano i più impazienti, perché adesso la gara sarà molto dura e complicata. 3-0-3 da giocare, c'è il fallo ai danni di Longobardi, arrivano i cambi, fuori Casoni, fuori Ricciotti, dentro Provenzani e Serino. Longobardi lì pronto per i tiri, liberi a disposizione ovviamente. Dentro, seconda possibilità, è 2 su 2 per Longobardi, che riporta Scauri in avanti. 80 Scauri, 79 Cassino. Passaggio per Carriso, cerca la tripla a ferro. Serino arriva su di lui, un avversario, poi palla fuori, conquista il pallone del testa, forse la palla era anche fuori. 2.50 da giocare, rimane in attacco Cassino. Ci ha creduto nel testa, è andato a prendersi un ottimo pallone che rimane in avanti per Cassino. Pallone battuto, Bagnoli sotto per Petrucci che prova a prendere il corridoio giusto. Fallo più canestro, 81 per Cassino e un tiro libero a disposizione di Petrucci. Giocatore che si è comportato benissimo dal suo arrivo a Cassino, ha fatto dire grandissime cose. Dentro l'altra sfera di Petrucci, quella del libero, porta a casa così 3 punti di Colò Petrucci in questa giocata. Manzo, Cassino adesso più 2 in avanti. Giambò, tutto chiuso, lascia il pallone sul posto per Serino, dai vai. Ora Giambò va a impattare su Bagnoli, blocca tutto, ha visto il fallo davanti di Bagnoli, secondo fallo personale di Simone Bagnoli. Provenzani al lato pronto a giocare il pallone, sembra essersi ripreso Provenzani. Asciugare di nuovo il parquet, c'è la macchia di bagnato mentre sta studiando lo schema da prontare Scauri. 2 minuti e 26, non sono nulla, ma il basket è solo un'eternità. Poi Petrucci decide di asciugare lui il parquet come vuole. Bel gesto comunque da parte del giocatore del Cassino, Provenzani, pallone giocato, il tiro di Longobardi, ferro, prova a fare, Carriso si vede un ottimo rimbalzo, può ripartire in massa il Cassino dall'altra parte per provare a stendere lo Scauri e non farlo rialzare più. Petrucci taglia via Provenzani, ferro, poi il rimbalzo conquistato dai Ciociari, Carriso prova a tagliare fuori Provenzani. Bagnoli che fa il blocco, il tiro di Carriso, ancora un ferro e poi c'è il fallo da parte di Longobardi a 1.56, fallo di Longobardi su Bagnoli, anzi no, fallo di Bagnoli su Longobardi, terzo fallo di Simone Bagnoli mentre è pronto a rientrare Ricciotti, fuori Manzo. Meno di 2 minuti, 2 punti, questo è il duello delle due squadre con il cronometro che riparte in questo momento. Ciotti fuori Pezzerino, si mette il tiro a lunga distanza, dentro! 83 Scauri, 82 Cassino, adesso si capovolge la classifica perché Cassino che vede poco tempo è sotto di un punto. Carriso cerca il tiro, anzi no, poi Petrucci si prende lui la responsabilità del tiro, il ferro di sotto rimbalzo di Longobardi, arbitro blocca tutto, vista un fallo.
fallo a favore di Scauri, sobbalza tutta la tifoseria perché praticamente con il pallone fermo si passa da una parte all'altra. Cresce l'attesa in questo finale di partita, 1 minuto e 32 a giocare. Longobardi può cercare di spingere via il Cassino, portare lo Scauri sul più 3. A questo punto servirebbe solo una bomba dal lungo periodo per rimettere le cose in pari. Longobardi non accetta la proposta del canestro, però non la fare per lui, ancora avrà una possibilità. Longobardi, 1 su 2 per lui. 84 Scauri, 82 Cassino, riparte il cronometro. Panzini, ma Panzini porta a passeggio il pallone. Blocco di Bagnoli, tutto chiuso, prova l'accelerazione Carriso, lo segue, lo tallona Ricciotti, gli lascia il barco per il tiro, dentro i due punti, di nuovo parità. 1 e 10 da giocare, riparte Ricciotti. Galante Ricciotti, Serino è tagliato fuori da Bagnoli, c'è Provenzani che prova a tagliare dentro, non va a fare, Ricciotti vuole scaricare il cronometro, tutto chiuso, forse un fallo, non va a fare, Giammò, bisogna tirare, va in penetrazione Giammò, impatta, prova il fallo, da parte del testa, rimane a terra Giammò, 52 secondi, questo è il tempo che resta a questa gara. Al momento però ce ne vorrebbero altri 5 da giocare all'overtime per decidere come andrà a finire tra Scauri e Cassino. Giammò, liberi per lui, ma il tiro Giammò dentro il suo primo pallone, seconda possibilità per la squadra dei Delfini. Giammò 2 su 2, anzi no, pallone che viene sputato fuori, 1 su 2, 85-84. Panzini, possesso per il Cassino, ma Panzini attacca, porta passeggio Ricciotti, passaggio verso Carriso, il più ispirato dei suoi, va Carriso, prova a seminare Giammò, punta Serino, non può fare fallo Serino, il tiro rimbalza e poi Bagnoli corregge dentro il suo pallone, sempre quello. Ricciotti sotto di uno Scauri, prova a circonnavigare l'aria, lo lascia marchi Cassino. Giammò prova a ubriacare gli avversari, la penetrazione, il suo tiro, il ferro, poi il pallone per Cassino, Carriso e qui spende il suo ultimo fallo Serino. Quando mancano 11 secondi uscirà Serino, spende il fallo su Carriso. Applaudi la tifoseria Ciociara. '85-86 con Carriso che andrà dai liberi. Scauri ha tirato su una partita stupenda, comunque vada, stata bellissima la prova dei giocatori di coach Sabatino. '11 secondi per prendersi il pallone e portarlo dall'altra parte, questo è il tempo che ha a disposizione la squadra di Sabatino. Liberi per Carriso, se ne mette 2 su 2, è una pietra miliare. Primo tiro dentro, seconda possibilità per lui. Scauri adesso sotto di 2, 87-85, se va sul più 3 serve un miracolo. Subito time out dopo questo tiro. Dentro 2 su 2 e time out per Carriso. Il time out Sabatino, adesso serve uno schema, si fanno sentire i tifosi del Cassino galvanizzati ovviamente da questo finale di gara, più 3, 85-88. Scauri adesso deve mettere giù un'impresa per andare all'overtime,
altrimenti si comincerà a pensare al prossimo scontro contro la Stella Azzurra, mentre Cassino potrà subito pensare alla prossima trasferta, quella a Capo d'Orlando, festeggiando ovviamente, portando a casa due punti. Staremo a vedere quale sarà lo scenario tra 11 secondi, ovviamente 11 secondi, bisogna vedere quanto dureranno. Se il Cassino lascia giocare lo Scauri sicuramente dureranno tantissimo, anzi se il Cassino lascia giocare lo Scauri dureranno 11 secondi, se il Cassino invece subisce il tiro potrebbero durare tantissimo. Se Scauri non segna consegnerebbe un altro fallo alla squadra Ciociara, a quel punto sarebbe inutile. Pallone da giocare, si muovono gli alfieri, palla per Giammò, cerca il tiro da tre Giammò, Ferro è finita, pallone per Carriso che conserva la sfera, arriva Provenzani, commette fallo, zero il cronometro, Carriso con 4 secondi a disposizione torna dall'altra parte per poter tirare altri due liberi che serviranno solo ad arrotondare il risultato. Talmente finita la partita, se ne vanno arrabbiatissimi i tifosi dello Scauri, ma secondo me c'è solo da applaudire questa squadra che ha tirato fino alla fine una gara contro un avversario di tutto altro livello. Carriso solo a Carreni adesso, seconda possibilità per lui che può prendersi tutto il tempo di questo mondo. Carriso dentro il 2 su 2, arrotonda 90, altro time out chiesto dallo Scauri. Per questo io dicevo, quanto possono durare 11 secondi? Tantissimo, anche se il Pallaborelli sta ormai sgombrando, si sentono i tifosi Cassino e Carriso 85-90 più 5. Nella mia metrica vedo una grande partita dello Scauri, perché questi giocatori hanno reso oltre le proprie aspettative questa sera, hanno messo giù un'ottima partita. Pallone da giocare per gli scaurisi, parte la sfera sotto per Longobardi, appoggia dentro alla sirena e a 2 secondi dai vai Panzini in avanti, può finire così, 87 Scauri 90 Cassino, una bellissima gara, complimenti al Cassino che vince, complimenti anche ai giocatori del Basket Scauri perché hanno dimostrato di avere ottimi numeri, di potersi giocare queste partite. È stato un bel derby, è stato un grande derby. Vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio Tiziana Palombi che ha seguito la nostra parte tecnica per questa gara e ovviamente tutti coloro che sono rimasti con noi per vedere questa gara. Scauri perde in casa, passa il Cassino 87-90, Carriso sugli scudi nell'ultimo frangente, suoi preghenti punti di distacco tra le due formazioni. Lo Scauri che comunque ha venduto cara, se non carissima, la pelle. Appuntamento allora alla ripresa del campionato quando arriverà la Luis qui al Pallaborelli, mentre la prossima trasferta per gli scauristi sarà sul campo della Stella Azzurra Roma, altra squadra di grande livello e di grandi possibilità. Scauri deve centrare solo la salvezza, cosa che ormai è un passo. Vi ringrazio e con lo Scauri in mezzo al campo vi saluto, linea alle interviste. Abatino, per lei non è il derby, ma tutto il resto diceva di sì ed è stato un gran derby, una bellissima partita del suo Scauri. Innanzitutto voglio fare i complimenti ai tifosi che hanno fatto una coreografia veramente meravigliosa. La partita è vissuta su un episodio, sul tiro di Giammò che ha sbagliato, ma questo è il basket, ci può sta tutto. Io faccio i complimenti ai miei ragazzi, abbiamo difeso bene, abbiamo giocato contro una corazzata. Anche a livello dei cambi noi abbiamo tenuto, siamo stati bravi a recuperare due volte e non ci hanno presi a schiaffi,
però Cassino punta per salire, noi puntiamo per qualcosa di meno. Io mi levo tanto del cappello e faccio di nuovo i complimenti e al pubblico e ai miei ragazzi. È uno Scauri che si galvanizza contro le squadre dell'alta classifica e soprattutto con, in queste partite, la stessa Valmontone, lo stesso Cassino fa vedere ottime gare. È quasi un passato ricordo quello, quella sconfitta dei 30 punti di qualche giornata fa. Sì, è un passato ricordo perché noi paghiamo tra virgolette, senza offendere nessuno, le squadre operaie, quelle che ti mettono le mani addosso, le squadre di un certo livello difendono pulito, cioè non è che te tengono per la maglietta, però questo non significa niente perché bisogna essere bravi a mangiare in trattoria e al ristorante, soprattutto in trattoria. Il rush finale è iniziato perché la regola season ormai è gli sgoccioli, si giocherà tutto su Roma il destino degli Scauri, perché Stella Azzurra, Luis Roma e T per Roma. Ma diciamo che è arrivata una buona notizia che Venafra ha perso, che stiamo sempre a più 8 da loro, e poi se giochiamo in questo modo penso che qualche soddisfazione ce la potremo togliere. Il più 8 dice che ne dovete perdere, ne avete 4 possibilità di perdere, una da vincere. Spero che una me la lasciassero vincere. In bocca al lupo. Grazie, in bocca al lupo. Un derby, un bellissimo derby aggiudicato dal Cassino, ma la partita è stata tirata praticamente fino agli ultimi 11 secondi. Beh, complimenti ai padroni di casa che hanno giocato veramente un bellissimo basket e ci hanno messo in grandissima difficoltà. Noi dovevamo assolutamente cercare di espugnare questo campo e lo sapevamo che era complicatissimo. Ci siamo riusciti, bravi noi, ma bravissimi loro. Avete visto che razza di partita è venuta fuori, una partita veramente incredibile, bellissima. Se queste sono le cornici del basket ci vorrebbero i derby tutte le domeniche. Sì, va bene, accetto questo suggerimento perché effettivamente è un bellissimo spot per la pallacanestro. Avete dimostrato di avere le rotazioni giuste, cosa è mancato a questo Cassino per essere più in alto in classifica, infortuni di Bagnoli a parte in questo inizio stagione? Sì, poi alla fine se andiamo a vedere adesso la differenza tra noi e le prime due è praticamente di una sola sconfitta, perché noi abbiamo perso con Barcellona in casa, se avessimo vinto quella stavamo avanti. E con Palestina abbiamo lo sconto diretto a favore. Ci è mancato qualcosa in un paio di partite all'inizio quando cercavamo l'amalgama appunto dopo l'infortunio di Bagnoli e poi soprattutto delle porte girevoli durante la stagione, chi è entrato, chi è uscito, ma comunque questi ragazzi nelle ultime 21 partite hanno vinto 19 volte, quindi possiamo dire ben poco. Giochiamo a Capo d'Orlando in Sicilia sabato prossimo contro un'altra grandissima rogna, chiamiamola così, perché sono molto molto bravi, tra le mura amiche sanno giocare molto bene, mi dicono che hanno vinto a Venafro, quindi sono in grande spolvero. Siamo al rush finale, fra 5 gare ci sarà il rompete le regole della regular season, dove vede questo Cassino, dove vuole arrivare? Intanto noi cerchiamo di blindare il terzo posto, che è la cosa che più ci importa, poi dopo... gli ultimi due anni abbiamo fatto una finale, abbiamo perso la quinta con Napoli l'anno scorso, noi riproviamo un'altra volta la scalata e vediamo un po' fino a dove possiamo arrivare.